Qualche volta la pianta che vuoi ti cresce nell'orto o nel giardino. A noi è cresciuta una pianta di perico, qui, il pericum perforatum. Stamattina all'improvviso, guardando, l'abbiamo notata. È una pianta importantissima, è chiamata anche, è conosciuta anche come erba di San Giovanni, e cura le sindromi depressive. Però è una pianta da prendere con le pinze perché quando noi facciamo una tisana a una persona, non sappiamo se quella persona prende antidepressivi, per esempio, allora in quel caso c'è una controindicazione molto seria. Oppure se una donna prende la pillola, questa pianta è tanto potente perché può attivare l'ovulazione, quindi annullare l'effetto della pillola. E perciò io personalmente non la uso molto. Per esempio, ha un'altra capacità, quella di curare le ustioni, le bruciature, però allo stesso tempo è una pianta fotosensibile, per cui se la mettiamo nelle creme, non ne mettiamo tanta, può rischiare di creare problemi all'epidermide, quindi alla pelle. E perciò usiamola, ma usiamola con cautela. Sapendo che appunto è una bomba questa pianta, una bomba che è capace di attivare meccanismi chimico-fisiologici importanti. È molto semplice questa comunicazione, non ha carattere scientifico. Noi questa pianta la usiamo, noi della cooperativa Comunità Domilani, ma diciamo che appunto va usata con grande cura da mani esperte. Senza improvvisarsi fitoterapeuti quando non lo si è, o semplicemente erboristi quando non lo si è.